Ciao, allora, oggi ho deciso di fare un video, visto che avevo tipo 5 minuti di tempo per fare il video. Ho deciso di fare un video nel quale vi spiego come fare il nodo alla cravatta. Quello che faccio qua nel tutorial, adesso sono passato da tutorial di make-up a tutorial di come fare cravatte. Quello che spiegherò nel tutorial è il Windsor Knot, che è uno dei più comunissimi nodi. Ci sono anche quelli un po' più semplici, ma li sa fare anche mia nonna cieca, praticamente quelli. Quindi oggi vi spiego come fare questo nodo fantastico alla cravatta, che è quello più comune, più business. Ho dovuto impararlo perché un giorno, quando tempo fa, qui a Londra, andai ad un colloquio per Christian Dior, non mi ricordo chi, boh, vabbè. Però prima per un'agenzia e poi Christian Dior. Io facevo questo nodo alla cravatta che tipo quelli che fanno tutti, insomma. Quelle cose così semplici, rotolino, giro e faccio. E a questo colloquio invece questo tipo mi fa, questo tizio mi viene e mi dice: "Ah, sei un bellissimo ragazzo, però noto che tu non hai occhio per il dettaglio, eye for details." E io, scusa, cioè, grazie, stai a Dio. E questo mi fa: no, noto che il tuo nodo alla cravatta non è laxo, né una cosa del genere. Una persona come te che fa questo tipo di lavoro dovrebbe saperlo fare, bla bla bla, quindi praticamente figura di merda. E ovviamente non ho preso il lavoro, perché ci sono rimasto di male, l'ho guardato, stavo praticamente per piangere, tipo, banniti Sailor Moon. E me ne sono andato con la coda tra le gambe, meglio con la cravatta fatta male tra le gambe. Per cui tagliamo corto, ora vi spiego come fare il nodo alla cravatta. Allora, sembro un po' Dracula, infatti sto praticamente soffocando, visto che sto levando il colletto. Questa è una camicia fantastica, ed è del mio coinquilino, gliel'ho rubata. Scusa, Francesco. Allora, la parte grossa della cravatta, che avrei dovuto stirare, ovviamente visto che non ne ho voglia, va alla destra, mentre la parte sottile della cravatta, quindi la parte che generalmente va sotto o all'interno, è alla vostra parte sinistra. Alla vostra parte sinistra. Alla vostra sinistra. Quindi il risultato sono questo: alla vostra destra c'è la parte grossa, alla vostra sinistra c'è la parte sottile della cravatta. Da questa posizione andiamo a prendere la parte destra e la incrociamo sopra la parte sinistra, in questo modo, formando una sorta di X. La parte destra, che ora è diventata invece la parte sinistra, non confondiamoci, però la parte destra che è diventata ora la parte sinistra, la prendo e la vado a infilare dall'interno, portandola verso l'esterno, in questo modo. Quindi abbiamo questo risultato. Ora la spostiamo verso la destra e riprendiamo la parte bassa verso la sinistra. Quindi la parte sinistra, che è alla vostra sinistra, che è quella sottile, ritorna alla sinistra, la parte destra grossa ritorna alla vostra destra. Abbiamo praticamente fatto una sorta di nodino così. Tutto quello che fate in questo preciso istante porterà al risultato del nodo nella cravatta. Quindi se lo fate male il risultato sarà una merda, se lo fate bene invece il risultato sarà un perfetto Windsor Knot. Ora, da questa posizione, come ho detto prima, abbiamo la parte grossa nella mano destra. Io non riesco a fare un tutorial senza sembrare un pervertito. Andiamo a portarla dietro in questo modo, tenendo la parte sinistra con la mano sinistra. Quindi la parte sottile con la mano sinistra, la portiamo dietro. Oh Gesù. Da qui poi, da questa posizione, vado ad infilare dall'alto la parte grossa. In questo modo. Facendo così abbiamo creato due nodi. Ok? Questa è la base della cravatta. Ora, la parte finale, riprendiamo la parte larga della cravatta e la portiamo per la prima volta, quindi, anziché farla passare dalla parte posteriore, la passiamo di fronte. Questo quindi sarà ciò che sarà la parte frontale della cravatta. Passandola di fronte, ora la riprendiamo e la facciamo scorrere, quindi, senza magari fare casini, la facciamo scorrere, come lo posso far vedere? La facciamo scorrere dall'interno, così. Ok? Ok, quindi abbiamo questo risultato. Ora io faccio in questo modo: prendiamo la cravatta da qui, la punta, e la infiliamo nella parte frontale in questo modo. Ora, tutto il momento in cui l'ho sistemate sarà il risultato. Per sistemarla io tengo un dito, il pollice generalmente qui sotto, perché in questo modo, non lo so, il nodo della cravatta rimane più delineato. E questo è il risultato, quindi nodo Windsor Knot perfetto, eleganti e pronti a rimorchiare in discoteca.
Ora, finito questo, mi sono messo una giacchettina per fare un po' più il figo. Come mi sto bene? Cioè, mi sta proprio bene. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, o meglio, spero che almeno abbiate capito come si fa una bella cravatta. Ovviamente non cercherò di scrivere le istruzioni perché è un po' complicato spiegarlo. Non è difficile, ma ci vuole un po' di pratica. Tempo fateci Olson Tutorial, sempre su questo canale, su come... per le donne in generale, su come utilizzare, su come sistemare le cinture. Lo metto qui sotto nella barra delle descrizioni. Per cui se volete dare un'occhiata, date un'occhiata anche a quello. Volevo ringraziarvi per avermi seguito tutti quanti su Instagram dopo l'ultimo video. Se volete continuate a farlo, potete cercarmi su Instagram, instagram.com/cristiannasacchini. Metto il link qui sotto, c'ho anche la mia pagina personale su Facebook, la fanpage di Shiva Queen, e Twitter, tutti i link saranno qui sotto. Mi rode un po' perché mi sta sparendo un po' la bronzatura e quindi sto tornando alla mia forma cadaverica, che è quella che deriva da qua a Londra, un po' verdognolo, un po' giallognolo, un po' viola. E niente, grazie ancora per aver guardato questo video, spero sia stato utile e ci vediamo presto!